Salve a tutti. Allora, spesso sentiamo nominare queste smart cities nei giornali di settore quando si parla di energia, di tecnologia, di informazioni. Forse molti hanno chiaro, almeno cominciamo a farsi un'idea di dove stiamo andando, cioè verso una società sostenibile, dove l'energia è sostenibile, i prodotti richiedono meno materie prime, ma forse ci continuiamo a dimenticare qual è la ragione, cioè la vera sfida del futuro è quella che ci conduce a effettuare una transizione di questo tipo. La sfida si divide in quattro argomenti principali. Il primo e più importante è i cambiamenti climatici. Per lottare, per resistere ai cambiamenti climatici dobbiamo operare su due fronti. La mitigazione, che non è altro che decarbonizzare il parco generativo, cioè fare in modo di utilizzare sempre meno fonti non sostenibili come quelle fossili e nucleari. E dall'altro risparmiare ovviamente energia, dall'altro adattando le infrastrutture esistenti adesso all'incrementare gli effetti dei cambiamenti climatici che saranno inevitabili nei prossimi anni. Allo stesso tempo dobbiamo ridurre l'uso delle materie prime, ci sono comparti oggi produttivi che usano un rapporto tra la massa delle materie prime, il peso delle materie prime utilizzate e il peso del prodotto finale di 1.501. Quindi quando produciamo 1.499 sono rifiuto. Quindi forse dobbiamo ripensare anche al modo in cui costruiamo prodotti e servizi. E poi ovviamente c'è un discorso di migliorare i servizi e la governance, cioè fare in modo che tutte quelle inefficienze che causano scompensi, non solo disagi agli utenti, ma anche scompensi economici e sociali, dovranno essere riorganizzati sotto un substrato di una governance, cioè di un insieme di regolamenti che faciliterà questa transizione. E tutto questo discorso avviene in un ambito di un'innovazione sociale e un'integrazione sociale, perché nessuna rivoluzione sostenibile è realmente sostenibile se non è applicabile a tutta l'umanità, a tutto il pianeta. Non possiamo parlare di un paese che ha preso una svolta sostenibile senza analizzare quel modello ed espanderlo a tutto il pianeta. Quindi questo è il contesto all'interno del quale si sviluppa la Smart City. Ma che cos'è la Smart City? La Smart City non è altro che la riproposizione di un concetto millenario. Che cos'è che ci ha spinti a socializzare, a unirci? Ci ha spinti la consapevolezza e la coscienza del fatto che insieme le diversità messe insieme, lavorando insieme, proteggendoci insieme in un aggregato, noi siamo riusciti ad ottenere molto di più della somma dei singoli. Questo è quello che ha portato alla socializzazione e quindi all'urbanizzazione. Oggi l'urbanizzazione è un processo quasi inevitabile che continua ad aumentare a velocità vertiginose e quindi l'obiettivo è di rendere sostenibile questo processo. Allora, la Smart City non è altro che una rete organizzata con un'intelligenza. L'intelligenza è l'informazione, la rete dell'informazione. ICT significa Information and Communication Technology, cioè tutte quelle tecnologie che riguardano lo scambio di informazioni. Questa informazione non è solamente la rete, internet, quello che vediamo in un sito web, è anche il passaggio di informazioni in livello sottostante, come per esempio come stiamo consumando, quanto stiamo consumando, quando consumiamo. E il ruolo che forse si tende a perdere, almeno gli scettici tendono a perdere, che pensano che l'integrazione di maggiore tecnologia significa spersonalizzare la nostra vita. In realtà il ruolo del singolo diventa sempre più importante e lo è ancora più importante all'interno della Smart City. Vi faccio un esempio molto classico. Quando si parla di energia, forse ci sentiamo spesso dire che è importante che noi costruiamo centrali a energia rinnovabile perché quelle fossili sono non sostenibili, che bisogna ridurre le dispersioni. Si parla tanto di farsi l'impianto in casa, in realtà le tappe sono rappresentate da quel grafico. Se noi pensiamo che la prima, quella indicata come estrazione, è una colonna che vale 100 ed è la mia energia una volta che ho estratto il petrolio, escludiamo l'energia che io ho speso per estrarlo, ma quello è il quantitativo dell'energia utile che io posso avere per produrre l'energia elettrica che mi serve in casa, per farmi esempio. Ora, nel momento in cui io metto quel petrolio, quel carbone, quel gas dentro una centrale, generalmente le grosse centrali, le centrali termoelettriche, non fanno cogenerazione, cioè producono dal calore ottenuto producono energia elettrica e il calore rimasto lo lasciano in atmosfera oppure in un lago o in fiume. Quindi l'efficienza di questa centrale è molto bassa, gran parte dell'energia si perde nel primo processo. E quindi ecco che la mia energia utile comincia a calare e poi successivamente nei passaggi di trasmissione all'alta tensione, poi la trasformazione, la distribuzione nelle nostre case si perde ancora energia e quindi qua si perde l'uso finale. Oggi vi faccio un esempio classico: un forno elettrico di vecchia generazione in una casa aveva un picco di 1,2 kW, 1,5 kW. Oggi lo stesso forno riesce a dare con 750 W, cioè circa la metà, rende un servizio uguale a quello precedente, quindi non abbiamo fatto altro che ottenere lo stesso servizio con minore spreco di energia. Allora, quanto è importante cambiare la fonte, passare a rinnovabili, quanto è importante avvicinare l'impianto a casa per ridurre le dispersioni, ma in realtà è ancora più importante fare un gesto noi, cominciare noi a migliorare questo mondo. E lo si fa cominciando a consumare di meno, perché si parla molto poco di ridurre i consumi finali, si parla molto di rinnovabili. In realtà la cosa più importante è, guardate, se io introduco un
un piccolo risparmio nell'uso finale, cioè cambio per esempio il mio forno elettrico, il mio risparmio nella catena risalendo a monte rappresenta un risparmio molto più grande. Oggi è dimostrato che investire lo stesso quantitativo di denaro nel risparmio energetico conviene molto di più che investire la stessa quantità di denaro nella produzione energetica pulita. Allora, forse è importante cominciare a pensare che non dobbiamo aspettare che il mondo cambi intorno a noi, ma il mondo comincia a cambiare nel momento in cui noi facciamo il primo gesto. Allora, questo è un modello che poi si applica a tante altre cose. Il sistema energetico del futuro, la smart city, vivrà in un sistema energetico diverso. La nostra casa diventerà una centrale energetica, non nel senso unicamente di produzione energetica, perché avremo magari un cogeneratore, per esempio i rifiuti noi li andremo a separare dall'acqua, il rifiuto organico, cioè il rumido, quello che noi buttiamo, il cibo e tutte le sostanze organiche, se separiamo l'acqua diventa un combustibile. Invece di farlo raccogliere a un'impresa, portarlo, trasformarlo in compost e ridistribuirlo, in futuro sarà ancora meglio, ancora più conveniente, perché risparmierà maggiore energia, meno utilizzo di servizi, quello di separare l'acqua dalla frazione organica e di utilizzare la frazione organica secca come un combustibile in casa, un combustibile ecologico che mi potrà dare calore e energia elettrica. Quindi la mia casa diventerà una centrale di caldo e di energia, e poi potrà essere anche una pompa. La mia auto elettrica la posso lasciare parcheggiata nel garage e il suo accumulatore mi potrà dare energia quando gli altri apparecchi in casa non riescono a darmi energia sufficiente o quando il costo dell'energia magari sarà più conveniente di quella che io produco in casa. Tutto questo è il panorama della generazione distribuita. In realtà uno dei focus principali di questo panorama è riuscire ad abbattere i picchi, un'altra delle grosse sfide. Noi forse non ragioniamo molto, ma tutte le centrali che abbiamo in Italia molto spesso sono spente. Noi abbiamo due picchi, un picco a mezzogiorno e un picco a sera verso le 5 alle 6. Questi due picchi, il più alto è quello di mezzogiorno, mi richiedono di costruire tante centrali per soddisfare la richiesta istantanea. In realtà poi il picco dura poco, il resto del giorno le centrali si spengono. Se noi riuscissimo, e in futuro lo faremo, a organizzare una rete di consumi dove il consumo localizzato diminuisce innanzitutto tutte le dispersioni e viene fatto in maniera tale che un sistema di intelligenza mi permette di sapere quando è il momento di consumare di più e quando di meno, per fare in modo da distribuire il picco in tutto l'arco della giornata. In questa maniera il numero di centrali disponibili scende drasticamente e scende soltanto perché noi abbiamo deciso di modificare il nostro modello di consumo. Lo stesso modello si può applicare alla mobilità. Come fare a ridurre drasticamente l'impatto della mobilità? Bisogna ridurre il numero di auto che circolano, bisogna ridurre il consumo dell'auto specifica. Sono due discorsi paralleli. Innanzitutto cominciamo a guardare un attimo cos'è l'auto oggi. L'auto oggi è la stessa auto che Mercedes-Benz alla metà degli anni dell'Ottocento aveva costruito. Si basa su un motore a combustione interna il cui rendimento è migliorato di pochi punti percentuali, ma il principio rimane lo stesso. Sono 150 anni che continuiamo a produrre auto sulla stessa tecnologia. In realtà l'auto ha un principio molto, molto sbagliato, almeno quello oggi, il modo in cui costruiamo l'auto oggi. Il rapporto tra il peso dell'auto e l'effettivo spostamento delle persone è generalmente tra 95 e 5. Quindi io spendo 95% della mia energia per spostare l'auto e 5% per spostare il passeggero. Ma qual è il mio vero servizio? Spostare il passeggero. Quindi forse sarebbe il caso di cominciare a ridurre la massa dell'auto piuttosto che lavorare a migliorare il motore progressivamente investendo milioni e avendo soltanto piccoli miglioramenti percentuali. Questo è un modo per far consumare molto meno, radicalmente meno. Poi si può parlare anche di auto elettriche, di auto ibride, ma la cosa più importante è cominciare a costruire qualcosa che intrinsecamente richiede energia e alla stessa maniera usarla di meno, perché il famoso effetto moltiplicatore, cioè utilizzare meno auto significa utilizzare meno pneumatici, rovinare meno le strade, quindi avere meno manutenzione, avere meno traffico, meno impatti sulla salute, le cosiddette esternalità. E quindi il car sharing, il carpooling, che oggi già esistono e che forse non sono spinti a sufficienza, in un futuro saranno governati da questo sistema di intelligenza. E questa intelligenza digitale farà in modo di dirci dove sta, con per esempio uno smartphone, noi potremo sapere dov'è l'auto o la bicicletta o il mezzo pubblico che ci deve portare a destinazione. E si creerà la cosiddetta intermodalità. Cioè noi potremo cambiare dalle due ruote alle quattro, dal tram al treno, con un percorso disegnato sul cellulare che farà in modo di ridurre drasticamente il numero di mezzi, perché io l'auto la lascio molto spesso parcheggiata sotto casa la gran parte del tempo, e mentre rimane parcheggiata in realtà io penso che sia parcheggiata viene usata da altre persone. Quindi c'è una condivisione del servizio che diventa un servizio, non più un bene. Questo modello ovviamente si rispecchia anche nella smart home, cioè nella nostra casa. La casa intelligente, oggi già conosciamo molte tecnologie per renderla, intelligente nel senso di farla consumare di meno.
esiste l'isolamento, esistono soluzioni passive architettoniche, tetti ventilabili, pareti solari, gli impianti a pavimento radiante, il solare termico, il fotovoltaico, decine di altre soluzioni. Ma tutte queste sono in realtà quella che è la città 1.0, la casa 1.0, è la versione 2.0, per essere un po' semplicistici nella classificazione. La casa sarà gestita da un sistema intelligente che non solo ci darà maggiore benessere, per esempio, vi faccio un esempio tra tanti, l'illuminazione dentro la casa sarà governata da un sensore che sa che ore sono e a che latitudine siamo, e farà in modo che di giorno la temperatura del sole sarà equivalente a quella del sole a picco, e la sera diventerà una luce più calda perché o all'alba o al tramonto la luce cambia colore e prende una tonalità più arancione, più rossa, una componente più rossa. Quindi questa illuminazione dinamica farà in modo che quando entriamo dentro casa noi non avremo uno shock cromatico, ma il nostro benessere anche fisiologico sarà migliore. Quindi ci sono attenzioni persino ai piccoli comportamenti, alle reazioni fisiologiche del corpo, ma in realtà una delle cose più importanti della smart home è la capacità di poter apprendere dal sistema di intelligenza. E una casa intelligente non significa che noi dobbiamo essere scemi, cioè vuol dire che noi dobbiamo impegnarci a sfruttarla nella maniera migliore. Questa tecnologia ci dirà che noi abbiamo consumato di più di un'altra casa, quindi nella prossima settimana dobbiamo stare attenti a un certo settore energivoro della nostra casa, il nostro elettrodomestico dovrà essere acceso in un orario diverso, possiamo sapere se siamo virtuosi o meno, se consumiamo tanta acqua o se abbiamo bisogno di concentrarci sui consumi elettrici o sui consumi termici. Tutte queste attenzioni in realtà rappresentano quella che è un'evoluzione, ma non tanto un'evoluzione tecnologica, perché la Smart City esiste già oggi, la potremmo implementare in 2 giorni se volessimo, è una questione semplicemente di capitale, di volontà politica, di organizzazione, ma in realtà le tecnologie esistono già. Quello che deve cambiare nella transizione verso il futuro è l'evoluzione di pensiero, la consapevolezza e la coscienza di sapere di essere parte di un sistema, di una parte di una comunità, che l'intervento del singolo, il comportamento del singolo ha una grossa influenza non solo a monte ma anche all'interno della rete di persone. Riuscire a far parte di una nuova società dove parole come armonia, comunità, partecipazione, integrazione diventino l'ordine del giorno non dipende da un ente esterno, da un governo che ci impone delle regole, dipende da noi, come modifichiamo noi il mercato per i nostri acquisti, come noi modifichiamo il sistema generativo per i nostri consumi. Quindi è a voi che io lascio la palla per riuscire a cambiare questo mondo, così come io lo faccio ogni giorno. E vi lascio con una citazione di uno dei miei riferimenti nella vita, che è di Mahatma Gandhi, con una frase bellissima che vi dovreste ricordare ogni giorno, che è: sì, il cambiamento che puoi vedere in questo mondo. Quindi un modo per sottolineare ancora di più il ruolo del singolo in questa transizione. Grazie a tutti.